Intanto un'opposizione responsabile, perché senza il nostro lavoro avremmo davvero rischiato quest'anno l'esercizio provvisorio. Voglio ricordare il metodo, ci è giunto il bilancio con i suoi pareri appena il 29 di dicembre. Zero confronto, poche ore per poterci ascoltare, nessun confronto neanche con le parti sociali, questo ci fa dire che è un bilancio che segue il metodo Meloni. Tanta confusione, si naviga a vista e soprattutto non accettiamo alcun tipo di confronto con le parti sociali o con le altre forze politiche. Nonostante questo, oltre alla nostra responsabilità, che si misura con l'aver evitato l'esercizio provvisorio, anche alcuni obiettivi raccolti dalla maggioranza e che le opposizioni hanno voluto sottolineare più volte. I 5 milioni per le famiglie, le ulteriori risorse finalmente per le piccole e medie imprese, in particolar modo gli artigiani, alcuni stanziamenti, l'IRAP sulle onlus piuttosto che alcuni stanziamenti sui malati oncologici ancora molto insufficienti o la vita indipendente, che ci dicono che il contributo dell'opposizione comunque c'è stato ed è stato significativo. Fortemente contrario il nostro giudizio e la nostra valutazione, perché ci sono delle emergenze vere di questa regione che sono sostanzialmente ignorate. Abbiamo un calo demografico di 56.000 abitanti, abbiamo una migrazione nella fascia di età 15-31 anni che è tre volte la media del paese, sono andati via 30.000 giovani. In tutto questo, con 20.000 occupati in meno, quindi abbiamo perso tanti posti di lavoro, nel bilancio pluriennale e annuale non c'è nulla, non c'è neanche l'analisi di questi problemi, non vengono neanche scritti sul documento economico e finanziario e quindi neanche lontanamente affrontati. È un giudizio fortemente critico nella sostanza e in questo metodo che sostanzialmente disegna un centrodestra che quando è l'opposizione chiedeva confronto e che quando in maggioranza lo delega e lo relega appena 12 ore. È evidente che il nostro bilancio, il bilancio della Regione Abruzzo, è inciso per quasi l'80% dai fondi sulla sanità. E il paradosso è che la sanità in realtà nella nostra regione non funziona, è sotto gli occhi di tutti le difficoltà che si vivono e c'è anche la bizzarria di un piano di una rete ospedaliera senza il collegamento con i servizi del territorio e senza un contenuto che è quello della strutturazione di personale per dare all'utenza un adeguato servizio sanitario. Lo vediamo quotidianamente nelle file al pronto soccorso, nelle liste di attesa, nella mobilità passiva che subisce la Regione Abruzzo e nella carenza di mobilità attiva. Io credo che questo sia uno dei temi indispensabili da affrontare, perché altrimenti noi siamo carenti nella parte che istituzionalmente siamo chiamati a difendere come Regione Abruzzo, e nei prossimi mesi noi daremo battaglia su questo fronte.